Nuovo attacco ai ristorni dei frontalieri. L'UDCT cinese presenta un'altra campagna che punta al congelamento della quota tasse versata dai frontalieri che la Svizzera deve restituire ai paesi italiani di confine. Mozione in Consiglio di Stato e petizione alla quale si può aderire anche online per il sostegno del progetto. L'UDC chiede al governo del cantone di bloccare l'intero pagamento dei ristorni relativi al 2018 e di versare l'ammontare complessivo su un apposito conto vincolato presso la Banca dello Stato del Canton Ticino. Lo sblocco del versamento, si legge nel testo della petizione, dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione da parte del governo italiano e della ratifica del Parlamento dell'accordo paraffato dai ministri delle Finanze di Svizzera e Italia. Si tratta della prima e concreta risposta alla scelta di Lega e Movimento 5 Stelle di congelare l'accordo del 2015 sul nuovo sistema di imposizione fiscale dei frontalieri. A giugno 2018 il Consiglio di Stato aveva ripreso a versare 83 milioni e mezzo di franchi relativi al 2017 come ristorno delle imposte pagate dai frontalieri, mentre a Roma, spiegano dall'UDC, la sottoscrizione del nuovo accordo giace in un cassetto e voci autorevoli affermano che è già lettera morta. L'accordo attuale prevede che il Ticino prelevi le imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri, trattenendo il 61,2%, il 38,8% è riversato all'Italia. L'accordo congelato, spiega l'UDC, permetterà al Ticino di imporre fino al 70% del reddito dei lavoratori frontalieri e saranno eliminati i ristorni, il che porterà 12 milioni di franchi di introiti fiscali in più al cantone.